Amici del quotidiano di Sicilia, oggi ho il piacere di avere in video collegamento Antonio Palumbo, neo sindaco di Ferrara, eletto proprio la scorsa domenica. Intanto, buon pomeriggio, sindaco, grazie per Buon aver pomeriggio a voi. accettato il nostro invito. Oh, grazie a voi per averci invitati. Partirei Grazie. subito con la domanda che magari sembrerebbe la più banale, la più scontata, ma non credo sia così. Qual è stata l'emozione quando domenica sera ha appreso di essere il nuovo sindaco della sua città? Intanto lunedì pomeriggio, perché lo sfoglio si è completato. Fortunatamente subito, perché alla fine delle votazioni, dopo mezz'oretta, già si era capito chiaramente il risultato e quindi eravamo sicuri dell'elezione. Una bella sensazione, un'emozione, ma comunque qualcosa che ci aspettavamo. Abbiamo costruito nel tempo, eravamo tra virgolette sicuri del risultato finale, perché comunque le sensazioni che avevamo avuto dai nostri concittadini, l'appoggio, la sensibilità che si era mostrata nei confronti del nostro progetto era mai chiara in giro per la città. Lo avevamo capito al primo turno con quell'enorme quantità di voto disgiunto, eravamo sicuri al secondo che la gente avrebbe riconfermato quella fiducia. Esatto, quindi una grande e una forte emozione, ma cosa l'ha spinta a candidarsi? Il vostro è un comune particolare che proveniva anche da un commissariamento, ecco, cosa l'ha spinta a candidarsi a sindaco? Guarda, per chi fa politica come me 365 giorni l'anno, da 30 anni ormai a questa parte, pur la giovane età, non sono così vecchio, è quasi una cosa di conseguenziale. Se tu fai politica, ti impegni, lotti, fai le tue battaglie, ti spendi per i cittadini, poi è quasi normale, quando arrivano le tornate elettorali, comunque proporti e proporre alla gente le tue soluzioni. La mia candidatura, tra l'altro, è stata scelta in assemblea, non è stata decisa nelle segreterie. Noi abbiamo fatto un'assemblea pubblica alla quale hanno partecipato tutti gli aderenti a scegliere il progetto comune, più di 110 firmatari di un documento che avevamo proposto alla città. I partiti che hanno accolto e aderito a quell'appello, si è fatta questa assemblea pubblica e in quell'assemblea si è fatto il mio nome e si è a votazione deciso che il candidato del progetto ero io. Quindi per me era qualcosa, diciamo, di conseguenziale, impegnandoti sempre e facendo parte di un gruppo così bello e coeso. Alla fine non ci sono delle motivazioni che ti portano a scegliere, ma ti scelgono. Esatto, ed è stata dimostrata che appunto è stata poi una scelta vincente. Sindaco, invece parlando adesso di fatti un po' concreti, il vostro è un territorio abbastanza importante, un tempo sicuramente per le miniere di zolfo, oggi invece è un punto di riferimento per tutta la zona dell'Agrigentino, soprattutto dal punto di vista industriale e dell'agricoltura. In tal senso, quali sono i progetti imminenti che intendete avviare, ma anche i punti del vostro programma? Intanto Favara è anche una città che vive molto di terziario. Noi abbiamo un tessuto commerciale vasto, ampio, anche se negli ultimi anni in sofferenza, perché la crisi è stata fortissima, perché comunque è successo in un momento già di crisi economica regressa, quindi molte delle nostre attività commerciali che negli ultimi anni soprattutto hanno rappresentato una vera e propria valvola di sfogo, una vera e propria motore dell'economia, hanno risentito di questa crisi. Il nostro comune è in difficoltà, un comune in dissesto finanziario. Ho basato il mio programma, noi abbiamo basato il programma sulle cose principali. Intanto abbiamo sempre detto che per avviare tutto il resto bisognava sistemare quella che è la finanza locale, quindi l'approvazione degli strumenti finanziari mancanti per uscire dalla fase di dissesto finanziario, e quindi poter anche procedere con diverse delle cose che ci aspettano, la stabilizzazione dei precari, ma anche sbloccare i trasferimenti regionali che in questo momento sono bloccati per mancanza di strumenti. Finita la fase di bilancio, dove abbiamo delle emergenze che rappresentano quella dei tributi, che purtroppo a Favara è una cosa molto, molto sentita, perché il sistema dei tributi non funziona bene, il personale e poi tutto il resto. Incominciare a occuparsi seriamente delle persone con disabilità, che negli ultimi anni sono stati quelli che hanno sentito più di tutte la crisi, ma non solo economica, ma anche di aiuto da parte delle istituzioni,
aiutare, come dicevo poco fa, i nostri commercianti, cercando di mettere in rete le loro esperienze, agevolandoli il più possibile, cercando di creare una città che sia accogliente anche per chi viene da fuori a investire nel nostro territorio. Ci sono tantissime cose da fare, ma ripeto, noi siamo con i piedi per terra, diciamo sempre che non bisogna promettere cose che non si possono fare se non sistemiamo quelle che sono le vere emergenze. Bilancio, tributo e personale, non possiamo affrontare il resto. Esatto, quindi una cosa per volta. Un'ultima domanda, Sindaco, prima di salutarla, qual è il messaggio che sente di poter dire ai suoi concittadini, sia ai suoi elettori, ma anche a chi non l'ha fatto? Ma l'ho detto chiaro in queste settimane, ma soprattutto negli ultimi giorni, ieri, soprattutto al momento dell'insediamento ufficiale, con la fatidica, il fatidico passaggio di fascia, ho detto a tutti che quella fascia che stavo per indossare sembrava leggera, ma era pesantissima, perché carica di aspettative da parte dei nostri concittadini. Chi mi ha votato e chi non ha potuto farlo, chi comunque non ha creduto subito nel nostro progetto e poi magari si è ricreduto, ma tutti i cittadini, anche quelli che non mi hanno votato, devono sapere che è carica di aspettative, aspettano da noi moltissime risposte e io dico a tutti, speriamo di non deludere nessuno. Il nostro impegno sarà sicuro. Io quello che posso promettere è l'impegno e la passione che si è messo in tanti anni di battaglie dentro e fuori le istituzioni. Questa mia caratteristica non passerà mai, non vinerà mai. Ci sono difficoltà, spero che la città ci stia vicina, spero che i cittadini capiscano le difficoltà e i passi che noi faremo. Non sempre saranno delle cose ben accette, non sempre saranno magari delle cose che saranno immediatamente capite, ma devono pensare che io, amministrando una città, devo pensare al bene collettivo. E quindi gli chiedo di starmi vicino in tutto questo e di seguirci passo passo, dandoci fiducia e cercando di realizzare insieme gli obiettivi, perché se un sindaco, una giunta o un consiglio comunale pensano da solo di poter risollevare le sorti di un paese nelle nostre condizioni, hanno sbagliato tutto. La rivoluzione, tra virgolette, culturale si fa anche con l'aiuto dei cittadini, con il supporto pratico di chi vive la città e può aiutare tantissimo chi l'amministra. E noi allora tutto questo ce l'auspichiamo, auguriamo un grosso in bocca al lupo al neo sindaco di Ferrara, il dottor Grazie, Palumbo. viva il lupo. Grazie per essere stato con noi e alla Grazie a voi prossima. per l'ospitalità. Arrivederci, buona serata.